Siamo nell'hobby van, un piccolo hobby van dimostrativo della Data Video. La Data Video ci aveva già abituati in passato a prodotti molto compatti, ma non per questo qualitativamente meno buoni e affidabili, e allo stesso tempo molto abbordabili nel prezzo. Oggi partiamo con un prodotto che è un mixer video da 16 ingressi HD SDI, che vedete qui in questo caso presente su questo banco, che si presenta molto in una modalità molto ergonomica e operativamente funzionale e che permette effettivamente di avere comunque 16 ingressi in uno spazio comunque contenuto. Volendo poi abbiamo anche il 2008, questo 2008 invece è un HD SD con 12 ingressi, ancora se vogliamo più contenuto e più compatto nelle misure. Chiaramente poi Mixer Video hanno anche un'uscita multiview per cui direttamente è possibile collegare uno o due monitor dove avere tutti gli ingressi già generati direttamente dal mixer senza inserire ulteriori apparecchiature. Ma l'offerta Data Video non finisce qui. Oggi abbiamo anche gli strumenti di misura, il VS100 è un waveform vectoroscope che è contenuto in un'unità e mezza, due unità rack, possibile con anche vederlo in una dimensione più grande, oltre che al piccolo schermo già integrato, possibile vederlo anche su uno schermo collegato di dimensioni ovviamente più ampie, e quindi di poter gestire direttamente, sempre in un piccolo spazio, anche la possibilità di controllo, di misura, di verifica della qualità del segnale. Non è finita qui, l'altra grande novità è un CCU, anzi un multi-CCU, questo multi-CCU che è un MCU200 in questo caso. Esiste anche una versione ancora più compatta che si chiama MCU100, consente di controllare ben 4 camere in una sola unità rack, ovviamente switchabile come possiamo vedere, potendo gestire tutte le funzioni che normalmente ovviamente vengono gestite da CCU di dimensioni diverse, magari con la necessità di averne uno per ogni camera, e quindi quando c'è la necessità di dover contenere gli spazi, avere la possibilità di controllare tutte e quattro le camere con un solo modulo, unità rack, ovviamente è anche questo molto importante. Questo è un mezzo mobile che nei prossimi mesi vedremo anche in Italia, perché avrà un'attività itinerante e consente appunto di poter toccare con mano nelle varie città dove poi arriverà direttamente le potenzialità di questo tipo di offerta della Data Video. Per il momento qui dallo stand della Data Video appunto è tutto, dall'IBC di Amsterdam, Antonio Franco per millecanali.it.